Giuseppe, secondo me, è uno tra i più simpatici videoformatori di scolasuono.it. È sempre molto ballerino nel, nelle sue riprese, ma ha sempre un gran cuore, molto genuino. Vai, uh, vai, vai Giuseppe. Eh, consiglio a tutti quanti, chiunque sia nella zona di Giuseppe, di contattarlo, perché oltre ad essere un simpaticone, è un bravo tecnico del suono. Giuseppe, in questa. Eh, Video guida ci introduce al mondo di Motu Ultralight, una schedina audio come eh, prodotti Motu, eh, che presenta una serie di eh, caratteristiche utili, tra cui anche LTC ed altre, insomma, midi time code, insomma, è un, un bel condensato eh, di eh, possibilità in una schedina piccola. Quindi buona visione del video introduttivo, ti invito a vedere subito dopo il video di approfondimento perché eh, Giuseppe ci svela eh, i trucchi ed i segreti dell'utilizzo di Motu Ultra Light. Stammi bene e buona visione, ciao! Un saluto a tutti gli amici di ScuolaSuono.it ed appassionati di recording. Io sono Giuseppe Di Lena del Latin Studio della Terza. Puoi visitare la mia pagina Profilo Scuola Suono per ulteriori dettagli. Bene, in questa video guida parleremo della Motu Ultralight che è praticamente è questo scatolotto che ho di fronte. Cos'è questa cosa qui? Questa è una scheda audio, diciamo anche che è abbastanza professionale. Ha un bel po' di caratteristiche. Innanzitutto, vediamo benissimo che è compatta è una mezza unità rec poi ha 14 uscite e 10 ingressi non si vede a fuoco un attimo solamente ecco qua 10x14 poi che più vediamo cosa dice di qua è alimentata mh, dal, dal bus firewire e può arrivare a 192 kHz di frequenza di campionamento vabbè poi c'è una sincronizzazione SMPTE diciamo si usa molto poco questa a meno che non hai macchine analogiche che altro? vediamo la parte posteriore è corredata di un in e un out midi Doppia porta firewall per collegare altre periferiche in cascata. La, la presa, se si volesse, usare la scheda standalone, un connettore per l'alimentazione. Abbiamo due, un'uscita e un ingresso SPDF. Tanti connettori jack, tra cui ingressi ed uscite. E. Un ingresso microfonico nella parte posteriore e uno nella parte anteriore. Bene. Quindi nella prossima nel prossimo video vedremo di collegare la scheda al computer e, e creare eh, qualche, qualche routing, qualche tipo di routing sia per, per, per registrare mh, che anche per una riproduzione tipica di un tastierista che vuole mandare per esempio mh, una, un click al batterista e vuole anche ascoltare lui un click o mandarlo che so a un chitarrista, un bassista, a qualsiasi persona perché la scheda è dotata beh, ricordiamo di 14 uscite bene ti ricordo che per accedere al video di approfondimento mh, sulla Moto Ultralight devi effettuare la registrazione gratuita. Ciao!